Parea dinanzi a me, con l'ali aperte e la bella imagine che nel dolce frui liete faceva l'anime concerte, parea ciascuno al rubinetto in cui il raggio di sole ardesse sia acceso che nei miei occhi rinfrangesse lui. Come un rubino colpito dal sole, così ognuna di queste anime risplende agli occhi di Dante. Dante ormai è abbastanza potente da poter sopportare questa luce. E quel che mi conviene restar te stesso non portò voce mai, né scrisse inchiostro, né fu per fantasia già mai compreso. Quello che sto per dirvi non l'ha mai detto nessuno, così né scritto. Così vidi anche parlare lo rostro e suonare nella voce, io e mio, quando era nel concetto noi e nostro. Dal rostro dell'aquila si sentono delle parole, io, mio, come se fosse però noi e nostro. E cominciò, per essere giusto e pio son qui esaltato a quella gloria che non si lascia vincere a desio. E in terra lasciai la mia memoria si fatta che le genti li malvagie commendar lei, ma non seguono la storia. Così un sol calor di molte braccia si fece sentir, come di molti amori, usciva solo un non son di quell'immagine. Da tutte quelle anime si sente una sola voce che dice, quando io ero in terra, io risplendetti come nessun altro mai e adesso sono in questa gloria in mezzo alle altre anime. Ond'io appresso, o perpetui i fiori dell'eterna letizia, e che pur uno parve mi fate tutti il vostro odore, solvetemi, ispirando il gran digiuno che lungamente mi ha tenuto in fame, non trovandogli in terra cibo alcuno. Dante è un uomo pieno di pensieri, pieno di riflessioni, e ne ha una importantissima, un dubbio. Siamo in paradiso. Queste anime che sono in paradiso sono tutte e solo anime cristiane, con qualche eccezione, i credenti nel Cristo futuro, quindi anche Giosuè, Maccabeo, che non sono cristiani, però comunque appartengono al mondo biblico. Ma il dubbio di Dante ora lo vedrete. Ben so io che se in cielo altro reame la divina giustizia fa suo specchio, che il vostro non l'apprende con velame. Sapete come attento io mi apparecchio ad ascoltare, sapete qual è quello dubbio che mi digiuna con tanto vecchio. Da molto tempo, dice Dante, io ho un dubbio e nessuno in terra mi ha mai potuto risolverlo. Non ho trovato né persone né scritti che
rispondessero a questo dubbio. Ed è un dubbio non da poco, anzi direi che è un dubbio che ci attanaglia tutti. Che è questo? Quasi Falcon, che uscendo di cappello muove la testa e con l'ali si applaude, voglia mostrando e facendosi bello, come un falcone da caccia quando viene liberato, vola, lieto, vidi io far quel segno, che di laude della Divina Grazia era contento, con canti, qual si sa che lassù gaude. Risplende sempre di più il segno dell'aquila. È una domanda di giustizia che sta facendo Dante. Poi cominciò. Colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro adesso distinse tanto occulto e manifesto, non poté il suo valor si fare impresso in tutto l'universo, che il suo verbo non rimanesse in infinito eccesso. Dice, Dio non poteva non imprimere in tutto l'universo il senso della sua giustizia. E ciò fa certo che il primo superbo che fu la somma d'ogni creatura per non aspettar lume cadda cervo. Ma tutti quelli che hanno pensato da soli senza aspettare lume della rivelazione sono caduti come frutti acerbi. E quindi apparco ogni minor natura e corto ricettacolo a quel bene che non ha fine e in sé in misura. Quindi abbiamo un pensiero senza fine a cui la mente umana non può arrivare. Dunque nostra veduta che conviene essere alcun dei raggi della mente di che tutte le cose sono ripiene, non può di sua natura essere possente, tanto che il suo principio non discerna molto al di là di quel che le parvente. Perciò la mente umana riesce a intuire ciò che appare, ma nello stesso tempo concepisce l'idea che c'è un'altra verità a cui non può arrivare senza la rivelazione. Che benché della proda vegge il fondo e in pelago non vede, e non di meno egli è, ma c'è la lui l'essere profondo. Come a volte da una nave non si vede il fondo del mare, però si immagina che il mare abbia un fondo. Quindi Dante oserei dire che ha anticipato Kant con l'idea del noumeno. Cos'è il noumeno? Il noumeno è ciò che noi possiamo pensare ma non conoscere. Il pensato. Dante sa che noi possiamo conoscere alcune cose ma non ne possiamo conoscere tutte. Tuttavia sappiamo che ci sono le cose che non possiamo conoscere. Lume non è se non viene dal sereno che non si turba mai, anzi è tenebra ed ombra della carne o suo veleno. Ecco, senza rivolgersi a Dio, la luce non può venire agli uomini. Anzi, il pensiero senza rivelazione produce oscurità e addirittura veleno, cioè idee sbagliate e di corruzione. Che tu dicevi, le anime sanno già cosa vuol dire Dante. E qui attenti al dubbio, è un dubbio che credo abbiamo avuto sempre tutti. Un uomo nasce alla riva dell'Indo, e qui non è chi ragioni di Cristo, né chi legga, né chi scriva. E tutti i suoi voleri ed atti buoni sono, quanto ragione umana vede, senza peccato in vita o in sermone. Muore non battezzato e senza fede. Ov'è questa giustizia che il condanna? Ov'è sua colpa se egli non crede? Ecco, Dante immagina che in un luogo lontanissimo, in riva al fiume Indo, ci sia una persona onestissima, che non ha commesso peccati né con atti né con parole, però non ha mai sentito parlare di Cristo. Nessuno ne ha scritto, nessuno è andato a predicare Cristo, quindi quest'uomo
non è battezzato. Eppure è dogma della Chiesa, nulla salus sine ecclesia, extra ecclesiam, cioè senza la Chiesa non c'è salvezza. Allora quest'uomo deve andare all'inferno perché non è battezzato. Che giustizia è? Dante mi ricordo che aveva già in parte risolto col limbo, però anche quello sono non dico tristi, ma comunque in una condizione ambigua. Or tu chi sei che vuoi sedere a scanna per giudicar da lungi mille miglia con la veduta corta d'una spanna? Tu dici questo, ma chi sei tu con questa piccola vista per giudicare mille miglia? Tu che non vedi nulla vuoi giudicare il mondo? Certo a colui che meco s'assottiglia, se la scrittura su voi non fosse da dubitar, sarebbe a maraviglia. E se voi non aveste la rivelazione, non ci sarebbe da dubitare. O terreni animali, o menti grosse, la prima volontà che in sé buona da sé che sommo ben mai non si mosse. Dio è sempre il sommo bene per tutti, e non si allontana da questo. Cotanto è giusto quanto a lei consuona, nullo creato bene, a sé la tira, ma essa radiando lui cagiona. Non viene attratto dal bene, ma è Dio l'autore del bene. Quale sovresso il nido si rigira, poiché ha pasciuto la cicogna i figli, e come quel che pasto la rimira, è una leggenda che la cicogna desse da mangiare se stessa, come il pellicano, ai figli. Cotal si fece, ed io levai le cigli la benedetta immagine, che l'animo vea sospinta da tanti consigli. Guardai questa immagine dell'aquila, della giustizia, con speranza per avere la risposta. Roteando cantava e dicea: quali sono le mie note a te che non le intendi, tale il giudizio eterno a voi mortali. Dice: come tu ti rivolgi a me, così voi mortali pensate di poter esprimere un giudizio eterno, e invece non ne siete capaci. Poi si quietarono quei lucenti incendi dello Spirito Santo, ancora nel segno che fe i Romani al mondo reverendi. Quelle anime si fermarono, rappresentando ancora l'aquila, quel segno, quel simbolo che fece i Romani padroni del mondo. Esso ricominciò: a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo, né pria né poi che si chiamasse al legno. Nessuno salì mai in paradiso senza credere in Cristo. O prima che Cristo nascesse, quindi Mosè, o dopo la nascita di Cristo. Ma vedi, molti gridano Cristo, Cristo, che saranno in giudizio assai men proprio a lui, che tal che non conobbe Cristo. Attenzione, qui Dante cita implicitamente il Vangelo, ed è una frase che mi avete sentito dire tante volte. Non chi grida Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. Cioè, se tutti quelli che fanno preghiere, genuflessioni, pellegrinaggi, voti, pianti, musiche, offerte, fossero veramente cristiani, il mondo sarebbe migliore. Non basta. Bisogna credere in Cristo per andare in paradiso, ma non basta credere in Cristo per andare in paradiso. È chiarissimo quello che dice Dante. E tra i cristiani dannerà l'Etiope, quando si partiranno i due collegi, l'uno in eterno ricco e l'altro in ope. Qui c'è una terzina per noi misteriosa. Dante dice: quando sarà il momento del giudizio universale, e da una parte andranno i ricchi, cioè i beati,
dall'altra gli eternamente poveri. L'etiope, cioè il non cristiano, condannerà i cristiani. Sarà ritenuto più giusto un non cristiano onesto che non un cristiano falso. Che potrà dirli persa i vostri reggi, come vedranno quel volume aperto nel quale si scrivono tutti i suoi dispregi? I persiani, persiani erano musulmani all'epoca, ma comunque vuol dire i non cristiani, leggeranno nel libro, come dire, nelle coscienze, leggeranno tutte le colpe dei cristiani, che sono ancora più colpevoli, perché se un uomo non ha mai sentito nominare Cristo, non è colpa sua, ma questi l'hanno sentito e come? Eppure continuano ad essere peccatori. E qui Dante ci dà un quadro della storia d'Europa intorno a quegli anni. Quali anni? Questo canto può essere stato scritto intorno al 1316-17, ma si riferisce sempre al 1300. Lì si vedrà tra l'opera d'Alberto quella che tosto muoverà la penna perché il regno di Praga fia deserto. Comincia un elenco di cattivi re d'Europa, a cominciare da quell'Alberto tedesco che, ricordate, abbiamo nominato nel sesto del Purgatorio, il quale invase l'attuale Repubblica Ceca. E da allora, sempre legata agli Asburgo, lì si vedrà il duol che sopra Senna induce falseggiando la moneta quei che morrà di colpo di cotenna. Per la seconda volta Dante nomina Filippo il Bello. Una volta l'ha nominato nel ventesimo del Purgatorio, accusandolo di aver rapinato il tesoro del Tempio, dei Templari. Adesso l'accusa di falsificare la moneta e poi dice che morirà di colpo di cotenna. È un endiade. Filippo il Bello, la leggenda dice che l'ultimo gran maestro dei Templari, Jacques de Molay, prima di morire bruciato vivo, gli dicesse: ti aspetto entro un mese al tribunale di Dio. Prima di un mese, Filippo il Bello venne ucciso da un cinghiale. I cinghiali erano pericolosi anche all'epoca. Andò a caccia, ma un cinghiale lo uccise. Nacque allora la leggenda della maledizione dei Templari. Non ci sono altre cose? Il Guénon si è arrampicato sugli specchi per dimostrare addirittura l'appartenenza di Dante ai Templari, ma gli unici cenni ai Templari sono questi, né qui nemmeno. Qui Filippo il Bello viene semplicemente chiamato falsario. Lì si vedrà la superbia che asseta, che fa lo scotto e l'inglese folle, sì che non può soffrire dentro la sua meta. E qui abbiamo una cosa di attualità, ragazzi. Sto registrando il giorno 14 di luglio e giorno 11 abbiamo vinto i campionati d'Europa contro l'Inghilterra. Qui Dante dice inghilese alla Toscana. Pare che la Scozia abbia tifato per l'Italia. Ecco, all'epoca c'era una guerra tra il re Edoardo d'Inghilterra e un re di Scozia, pare che sia quel famoso Robert Bruce, reso celebre dal film Braveheart, che alla fine, dopo la morte del povero, dell'eroe, come si chiamava lui, non me lo ricordo, divenne re di Scozia e combatté contro gli inglesi. Più che altro erano normanni, a dire la verità, che inglesi. Vedrassi la lussuria, il viver molle di quel di Spagna e di quel di Boemme. La Spagna aveva tanti re, si riferisce a Ferdinando di Castiglia, che pare fosse un peccatore.
E quel di Bohème è un certo Venceslao, già nominato da qualche altra parte, che mai valor non conobbe le vole, gente che non vale nulla. Vedrassi al ciotto di Gerusalemme segnata con un I la sua bontade, quando il contrario seguirà un M. Il ciotto di Gerusalemme è Carlo II, detto lo zoppo, il quale si vantava di essere re di Gerusalemme. Ironicamente, gli cita, era re di Napoli, cioè quello gli era rimasto, detto Sicilia, eccetera, eccetera, ma non la facciamo lunga, se no non riusciamo più. La sua bontà varrà uno, il contrario M, cioè mille. Vedrassi l'avarizia e la viltà di quel che guarda l'isola del fuoco, dove anch'esse finì la lunga etade. Il re di Sicilia, Alfonso, ma poi era passato a Federico, il re di Sicilia era un uomo invece corrotto, secondo Dante, e avaro, avido. E a dare ad intendere quanto è poco la sua scrittura, fia lettere mozze, che noteranno molto in parvo loco. Basterà poco per scrivere quanto è peccatore. E parranno a ciascun l'opere sozze del barbe e del fratello, che tante egregia nazione e due corone ha fatte bozze. Ecco, suo zio re di Aragona, re delle Baleari, il fratello re d'Aragona, tutti personaggi di cui Dante sentiva parlare e ne parla male. E quelli di Portogallo e di Norvegia li si conosceranno. Dante, come spazia Dante in questo caso, addirittura finisce in Norvegia. Interessante è Rascia, quel di Rascia che male ha visto il conio di Vineggia. Rascia è un regno semi-misterioso, ma può darsi, qui vi dico una cosa curiosa, croati, serbi, eccetera, sono slavi, e alcune parole slave hanno una pronuncia per noi piuttosto complicata. In croato la Croazia si chiama Hrvat. Noi poi l'abbiamo fatta italianizzata Croazia. Probabilmente da questo Hrvat, oltre a derivare la cravatta, sul serio, perché arrivò a Londra un reparto mandato dall'imperatore d'Austria in visita e portavano queste cose. Allora il famoso Giorgio, principe reggente, perché il padre era piuttosto pazzo, anzi era pazzo netto, il principe reggente, amico di Lord Brummel, che andavano in cerca di tutte queste mode e bilibimbombà, adottò la cravatta. Da allora tutti dobbiamo portare, tranne me, che non la porto quasi mai, dobbiamo portare la cravatta. Non si sa perché, ma è così. E che fece questo re poco noto, di questo regno poco noto? Che fece? Faceva il falsario degli zecchini. Firenze e Venezia erano le dominatrici dei mercati, perché la loro moneta era oro, oro vero. Il fiorino di Firenze pesava 3 grammi d'oro, cioè come valore reale tutti i dollari e tutti gli euro di questo mondo sono carta straccia al confronto di 3 grammi d'oro. Vero, ma lo zecchino di Venezia non era da meno. Allora, che aveva fatto questo re slavo? Aveva inventato un modo per falsificare i veneziani stavano molto attenti, dicendo: guardate questo zecchino, vediamo da dove viene. Se era fatto male, non se lo pigliavano perché era di questo. O beata Ungheria che non si lascia più malmenare. In Ungheria, come abbiamo nominato più volte, c'erano un ramo degli Angiò, quindi Dante già basta questo per condannarli, però pare che si fossero ribellati. Beata Navarra, se salmasse nel monte che la faccia. La Navarra era un piccolo regno che poi nel 500 sparì. E chiede di ciascun che già per arra di questo Nicosia e Farmacosta per la loro bestia si lamenti e garra che dal fianco dell'altra non si scosta.
Si ricorda Dante anche di Cipro, le cui città importanti sono Nicosia e Famagosta. E Cipro era governata da nobili di origine francese della casa di Lusignano. Poi, siccome questi Lusignano si sposarono con mezzo mondo, tutti erano eredi dei Lusignano. E allora cosa successe fino all'Ottocento? Che tre o quattro re d'Europa si vantavano, oltre che di essere re di qualcosa, anche di re di Cipro. Tra questi erano re di Cipro il re delle Due Sicilie, Ferdinando II, per grazie di Dio, re di Cipro e Gerusalemme, e il re di Sardegna, il Savoia. Poi eliminarono queste cose perché nel frattempo Cipro se lo presero gli inglesi e tanti saluti. Quindi Dante ci dà un quadro dell'Europa e della corruzione di questi re. Abbiamo allora esaltato la giustizia e condannato i re d'Europa che non possono governare giustamente perché non sono giusti. Applicatela al 2021 e vi renderete conto del perché tante volte non c'è giustizia, non viene applicata la giustizia, perché le persone che dovrebbero applicarle, non mi riferisco solo ai magistrati, ma anche, a loro volta non sono giusti. Dante immagina invece la giustizia di Dio, che riverbera attraverso l'aquila dell'impero e attraverso le persone che dovrebbero essere giuste, come non sono i re d'Europa del suo periodo. Thank you.